Sono a Cambridge, mi sveglio a Cambridge per avviare la mia Red Box Gallery qui nella città di Cambridge. Nasce a Cambridge la mia idea per questa cittadina di una Red Box Gallery. Mi è piaciuta subito Cambridge, avendola poi anche visitata precedentemente. Quando mi è arrivata questa occasione l'ho presa al volo. Potevo scegliere diverse zone dell'Inghilterra. Potevo scegliere anche Londra, ma quando ho visto Cambridge ho detto: dai, bellissimo questo connubio tra Londra e Cambridge, Londra dove vivo e Cambridge dove posso avviare questo progetto. Gallery, queste icone appunto di queste cabine rosse telefoniche che vengono trasformate in qualcos'altro per rilanciarle, per riqualificarle. Ci saranno in tutta l'Inghilterra una parte di cabine storiche del Novecento, appunto le red phone box funzionanti con il telefono, ma ci saranno insieme a loro, diciamo insieme a quelle telefoniche, anche le red box trasformate. La mia red box verrà trasformata come una mini galleria, una box gallery appunto. Questa è la mia idea progettuale qui a Cambridge. Il progetto è sia fisico, come ho già spiegato, ma diventerà anche virtuale. Insomma, questa Red Box Gallery, anzi, Cambridge Red Box Gallery, verrà promossa, verrà vista, verrà divulgata anche sul web, dove all'interno di questa Box Gallery, appunto, verranno fatte delle installazioni e delle presentazioni della galleria. La Red Phone Box che si trova qui a Cambridge, che io ho trasformato in una piccola galleria. Quindi questo è il primo esempio di una piccola galleria che ho inserito al suo interno. La presentazione della galleria con appunto Cambridge Red Box Gallery, che diciamo, dall'esterno della box poi si può vedere la presentazione con poi questi piccoli quadri con inserite delle pitture e anche poi troviamo anche i contatti, no? I contatti
arti, essendo poi una galleria, sì, una piccola galleria fisica che poi si trasforma anche in una galleria virtuale attraverso appunto i contatti online. All'interno della box questi mantelli dipinti è un'installazione proprio inserita qui nella box. Che sono molto adatte, tra l'altro, le installazioni di questo tipo, per esempio, no? Qui presento questi mantelli dipinti, sono due vesti in pratica, sono due presenze, no? Con inserito appeso in questi mantelli dei pendenti che contengono poi dei sacchettini. Sacchettini che contengono elementi poi naturali che io ho voluto inserire e quindi possiamo trovare dei boccioli di rosa inserito nei sacchettini, dell'incenso, dei frutti essiccati, per esempio. Questo per arricchire e un po' il lavoro, anche perché questo lavoro riguarda il periodo invernale, no? Si rifà un po' al solstizio d'inverno. Ancora questi dipinti che poi richiamano i colori dei mantelli. Qui all'esterno della Red Box, così bella rossa brillante. Si può vedere appunto dall'esterno il suo contenuto, no? Ecco qui, posizionata in Cambridge ancora. Si vedono bene questi mantelli, queste installazioni. Infatti l'installazione poi l'ho impensata appunto pensando poi appunto a questa box, no? E quindi da ogni lato si può vedere, curiosare quello che si trova al suo interno. E quindi il visitatore può curiosare e vedere cosa si trova sul pavimento e all'interno. Così come si dice, incuriosirsi nel cercare i contatti, dalla box fisica poi si può arrivare a un contatto online. E qui appunto questi mantelli che poi si vedono anche da lontano, ecco. E qui descrivo appunto come si può vedere la Red Box dalla parte frontale, insomma da ambi i lati, ecco. Che poi questa box si appoggia in questo albero e così anche si trova in un incrocio. E anche di fronte a un parco che poi porta alla cittadina, al centro di Cambridge. Qui siamo proprio inseriti nel Garden. A Mill Road, e appunto ancora con questa telephone box rossa, ma trasformata, convertita in qualcosa di artistico, no? Di qualcosa di diverso che poi può anche incuriosire, insomma. E quindi ancora io faccio vedere qui come si può vedere dall'esterno ed entrando nella box, che comunque ha 70 anni questa cabina telefonica, ecco, io la faccio vedere insomma, come poi l'apertura, no? Perché insomma è rimasta intatta da 70 anni attraverso queste diverse fasi di recupero, di restauro. E così
questi mantelli che cadono e occupano tutta la questa vetrina virtuale, poi, no? Questa gallery, no? Con diciamo questa questo inserimento di questi mantelli che comunque poi sarà la prima installazione qui a Cambridge Red Box Gallery, appunto, la prima installazione, che poi ne seguiranno anche delle altre, quindi io vedo molto adatte le installazioni. E comunque saranno anche poi presentazioni, anche inserimenti di diversi quadri e diversi progetti. Qui l'impatto visivo dei mantelli aiutano poi il visitatore, appunto come richiamo, di trovare in questa box qualcos'altro, no? E così questo mantello con questi bei colori che poi richiamano il mio progetto sull'inverno, sui quattro elementi, sull'elemento acqua nel periodo invernale. Qui in questa piccola galleria, con questi colori portati anche su carta. Ecco, e posizionati qui alla parete dove poi si trovava il telefono e i contatti per questa box, i contatti virtuali, contatti con il sito web, con il website, i contatti con il canale di Vimeo, per i video, e i contatti, con l'email. E qui sono all'interno, appunto per fisicamente provare quanto spazio poi ci può essere al suo interno, no? Fisicamente entrarci e vedere in quanto spazio si può appunto utilizzare i mantelli. Lasciano ancora altro spazio, no? Ecco qua ancora per questa visibilità del contenuto di questa piccola gallery, che, come ho detto, poi continuerà gradualmente nei piccoli restauri, gradualmente si continuerà a restaurarla. Qui dalla parte esterna, inserita in questo garden, ecco, questa telephone, questa icona British, qui a Cambridge. Ancora qui. Ancora qui allestita. Ancora per vederla nel suo insieme, in tutti i suoi lati e in tutte le sue sfaccettature. È posizionata poi qui, vicino a questo albero che l'accompagna in qualche modo.